Granillo tutto esaurito per la partita della Speranza della Regina, Amaranto con Mezzano e Bernini al posto di O'Shadogan e Vicari, Milan sempre in emergenza senza 10 titolari, arbitra Farina, il presidente calabrese Foti suona la carica, vedete, e ora la cronaca al decimo, punizione di Mezzano, il sinistro, Abbiati è subito pronto, 24esimo, ancora una punizione per la Regina, Zanchetta sfiora la traversa, 27esimo, si fa vivo il Milan con Leonardo. Ma Taibi non è da meno del collega milanista. 39esimo, punizione per il Milan. Shevchenko pensa alla classifica cannonieri, ma deve fare i conti con un grande Taibi. Foti preoccupato, fuma il sigaro e siamo alla ripresa nel montaggio di Luca Malannino. Quinto, Colomba punta sull'estro di Cozza al posto di Brevi. Al decimo è ancora pericoloso il Milan con questo colpo di testa di Shevchenko. Taibi para come può. 17esimo, Zanchetta serve Cozza, bel controllo, buona la girata di controbalzo, brividi per Abbiati. 21esimo, Paolo Costa per Zanchetta, esce anche Leonardo per Ba tra gli applausi per il congedo italiano del brasiliano. 24esimo, Comandini vede al centro Calazze, difesa immobile, la conclusione vincente del Giorgiano, cala il silenzio sul granillo. 25esimo, reagisce la Regina, Paolo Costa attivissimo, gran tiro, la traversa, salva Abbiati. 29esimo, ancora la Regina, Dionigi resiste a Ciamotte e Maldini, il tiro e il palo esterno sfortunato. 32esimo, ancora da Costa, fa tutto da solo il portoghese, vedete, conquista metri preziosi e poi tira Abbiati in corner. Sugli sviluppi dell'angolo la Regina insiste, Stovini in attacco, il cross, vediamo Stovini in attacco, l'assist per la conclusione di Morabito, 1-1 e torna la Speranza. Ma attenzione al Milan, sempre pungente, sempre pericoloso, al 36esimo ancora con Shevchenko, mette paura ai calabresi con questa puntonata, come si dice in gergo. Al 37esimo la Regina in avanti con la forza della disperazione, Morabito, il tocco di Coco, lancia Paolo Costa, il portoghese brucia Maldini ed Abbiati, è il gol della vittoria, della Speranza che si riaccende per i calabresi. Ora tra la Serie A e la Regina c'è lo spareggio con il Verona, mentre vediamo ancora l'esultanza della panchina calabrese e ancora il gol nel replay di Paolo Costa. Partita del cuore della